Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati nella seconda puntata della rubrica più attesa di sempre. Impariamo a dipingere con Naomi, che è lei, ricordiamo. Proprio attesa. Sì, siamo qui, come avevamo detto la scorsa volta, per vedere le tecniche di pittura. E quindi Nico, partiamo? Sì, esattamente, perché in pratica nel primo video avevamo fatto un discorso più in generale, diciamo così, su quali erano gli strumenti, attrezzi, colori, colle, cose così che potevano tornare utili per iniziare a dipingere. Quello che facciamo adesso è effettivamente iniziare a mettere in pratica qualcosa, quindi dopo aver parlato di colori è giunto il momento di metterli i colori su questa miniatura. Farò vedere la mia magnificenza. Il tutto spiegandovi anche con un minimo di teoria le varie tecniche, o comunque le tecniche più semplici da utilizzare agli inizi. Quindi, noi abbiamo qui la nostra miniatura pronta, un Sequitor, uno Stormcast. Vogliamo iniziare a dipingerlo. L'abbiamo primerato con il Corax White, quindi con lo spray bianco. La prima cosa da fare è, davanti alla nostra miniatura bella pronta, stendere i colori di base. Quindi, la prima cosa che andremo a fare adesso è applicare la base. L'importante è tenere a mente una cosa quando si stende la base, che molto più spesso è più utile utilizzare un pennello un po' più grande rispetto a un pennello più piccolo, perché anche se si sbava all'inizio su alcune parti che ancora non sono dipinte, ci rimani malissimo e ti passa la voglia. Quindi fai una cosa, inizia con un pennello un po' più piccolo che riesce a essere un po' più preciso, tanto se hai appena iniziato non ti sarai ancora già rotto i coglioni di farlo, immagino. Quindi parer mio invece farlo un po' più piccolo, che sei un po' più stimolato se non sbavi, almeno io parlo per me. Sì, no. A vedere che ero già così brava per non sbavare, mi son presa bene. Bene. Quindi, prima cosa che c'è da fare è prendere il colore da applicare per la base, che sarà questo qui, perché è un pochino più pigmentato. Ha più pigmento questo. Questo qui è un vecchio colore, ma diciamo che, come suggerisce il nome, parlando della nuova gamma, sono utili i colori base, quindi quelli con maggiore pigmento al loro interno. La prima cosa da fare è maggior pigmento all'interno. La prima cosa da fare, appunto, quando si prende una boccetta, è questo, quindi agitare, agitare, agitare. Quando basta anche fare pronta, così, non c'è bisogno di fare grandi numeri. Io all'inizio facevo tipo, poi mi hanno detto tutti che in realtà non serviva un cazzo, e quindi puoi anche fare tranquillamente così. Esattamente. Ora, quindi stappiamo. Ok, com'è? È un colore accettabile? No, l'importante è non utilizzare i colori così come escono dalla boccetta, perché sono troppo densi. Una volta messo un po' di colore sulla tavolozza, cosa facciamo? Lo diluiamo. Esattamente. In questo caso, visto che stiamo lavorando con le basi, non è necessario aggiungere litri d'acqua. È giusto perché il colore non sia troppo denso. Quindi, diciamo che sì, così è una buona diluizione. Quindi, allora, partiamo. Vai. Decido io, parto sì, da qua. Sì, sì, sì. Vedi, come avrei fatto a far così se mi mettono un pennello da... Se vedete in questa fase che il colore si tira con un po' di difficoltà, quindi se fa attrito, diciamo così... Inizialmente chiedetevi se fate schifo come pittori e dopo nel caso pensate che potrebbe aggiungete essere acqua. Il colore a aggiungete sbagliato. Acqua, o il colore è vecchio, oppure manca un pochino di acqua alla diluizione. Allora, una cosa che ho imparato, che è un sacco figa, che però non ci ho pensato subito, è quando non ci sono le parti facilmente raggiungibili, non fate come me all'inizio che tipo facevo così. Se girate il modellino è più facile e riuscite a fare anche il sotto. Quindi adesso non facciamo tutto il modello, prepariamo solo un'area in cui mostrarvi le tecniche principali. Anche perché poi mi rubate le idee. Ovviamente una volta finita la base va sempre sciacquato il pennello, perché sennò il colore poi si incrosta e il pennello è da buttare.
avete visto com'è stato facile, sono stata super bravissima e è venuto. Sì. Non ci sono colature, non ho messo troppo colore. Esatto, di fatto quando si stendono le basi ci sono poche cose da tenere a mente. Uno appunto è che il colore sia sufficientemente diluito. Due, che una volta steso il colore non ci siano aree disomogenee, cioè che magari sia un po' troppo chiaro in alcune parti e altre più scuro. In realtà è sufficiente risolverlo dando una seconda passata. La terza cosa è che non ci siano grumi, perché se il colore ha dei grumi vuol dire che è stato steso quando ancora non era sufficientemente diluito, quindi... E questa qui era la prima tecnica, diciamo così, quindi come stendere il colore di base. Quello che facciamo adesso è... la mia parte preferita, che è la prima parte del vedere fuori, cioè vedere fuori il modello, è la lavatura, ovvero un colore molto 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 più liquido che si va a depositare all'interno delle pieghe del modellino e crea già un'ombra, quindi mette già in luce le parti di luce e scurisce un po' quelle che dovrebbero essere in ombra. Benissimo. Quindi io anche, lo agito anche sì, se... Sì, comunque conviene sempre, perché le lavature ho notato che magari o quando stanno ferme un po' troppo tempo si separa il medium e il pigmento, quindi quello che viene fuori come risultato finale è magari che c'è sì il tono di colore, ma resta come se fosse cristallizzato nelle ombre, quindi agitate sempre le lavature. L'altra cosa da tenere a mente... questo in generale per ogni passaggio, non necessariamente per le lavature, di aspettare che il colore precedente sia ben asciutto, perché se applicate il colore mentre quello prima è ancora bagnato, o volete fare il wet blending, ma è abbastanza avanzata come tecnica, oppure rischiate di avere un risultato un po' confuso alla fine. Altro consiglio che vi do, la Nao è bella temeraria, La lavatura all'inizio conviene magari metterne un pochino sulla vostra tavolozza. Non ce l'ho mai fatta, mi ci sono sempre trovata scomoda. Anch'io faccio così. Perché in realtà si asciuga subitissimissimissimo e quindi lo lasci sempre aperto di default. L'unico problema è che magari delle volte... Vabbè, solo perché una volta mi è caduta, adesso... Capita a tutti, è capitato anche a me. È capitato tanto, anche a me, basta capita avere... a ogni persona che dipinge. Cos'era, un contagocce quello che avevo non a casa? Ricordo. Boh, avevo un contagocce di oli essenziali, mi sono messa prima che lui se ne accorgesse, raccontando. Però mi sono accorto. Sì, infatti non ce l'ho fatta prima che si accorgesse. Non mi distrarre, tu lo sai che io quando dipingo non parlo. Ecco, tra l'altro, io sono una persona molto logorroica. Se avete un'amorosa o un amico molto logorroico, portatelo a dipingere. Perché se funziona come con me nel momento in cui dipinge, mutismo selettivo. Allora, adesso, una volta lasciato asciugare, perché deve necessariamente asciugare, andiamo a... lumeggiare. Andiamo a lumeggiare. Sì. Quindi mi stavi dicendo prima che, essendo un po' bagnatino, nel caso in cui tutto il resto fosse asciutto, ma una piccola parte sotto non fosse asciutta, bisogna... semplicemente evitare di passarci sopra il colore, perché lì si mischierebbero e verrebbe fuori uno schifo. Perché il genio non ci sarà arrivato da solo. Quindi... quello che facciamo adesso è stratificare il colore, perché la tecnica di cui parliamo ora è la stratificazione, che è la base in pratica della pittura. Utilizzando in realtà un qualunque colore, purché non sia uno shade oppure un glaze, che sono già eccessivamente diluiti e hanno altre funzioni, quindi potete usare o un base molto diluito oppure un semplice layer, che appunto, come dice il termine stesso, è quello usato per la stratificazione, andremo a creare le sfumature di colore verso la luce. Quello che faremo ora è prendere questo giallo, come prima, agitare, mettere sulla tavolozza, ma in questo caso aggiungeremo un pochino di acqua in più, non tantissima, giusto un pochino di più rispetto alla base, perché quello che dobbiamo fare ora è creare, diciamo, degli strati progressivi di colore che andranno a creare poi la sfumatura dal giallo più lavatura al giallo più luminoso. Perfetto, qui di acqua prendine un bel po' di più. Non così tanta. Così direi, no, che è già quantissimo. No, no, così va bene. Sei sicuro? Sì. Perché il giallo è carogna, è uno di quei colori tosti da utilizzare. Quindi quello che facciamo davanti. Adesso, cioè voi davanti, dietro facciamo poi l'altra cosa. Quindi quello che faremo adesso è
una volta caricato il colore con il giallo. Mi è piaciuto questo tuo modo di obbligarmi a farlo davanti, però dicendo se vuoi. Se vuoi, davanti. Dietro facciamo un'altra cosa. Quindi, a questo punto, quello che faremo ora è, evitando le zone in cui la lavatura si è già depositata, andremo a stratificare il colore verso le parti più in rilievo. Quindi lungo le pieghe della tunica. Qua? Esatto, sì. Sei sicuro? Sì. Chiedo sempre a Nico se è sicuro, perché ogni tanto... Poi qua? Sì. Solo queste piccole parti. Volendo puoi anche estenderla un pochino più sotto, quindi semplicemente non andare dove c'è il grosso della lavatura, non andare dove c'è il marrone, quello scuro. Allora, ora io cosa ho fatto? Visto che il colore c'era già, ho bagnato il pennello e ho semplicemente cercato di stendere quello che già c'era sopra. Quindi, poi qui sotto, quindi devo semplicemente stare attenta a non prendere le parti già scure, no? Esatto, in pratica quando si lumeggia, quando si stratifica, l'unica accortezza da avere è questa. Poi in realtà non è nulla di irreparabile, è sufficiente prendere un colore più scuro, diluirlo e stenderlo come ombra. Una tecnica un pochino più avanzata, ma che di fatto è sempre una tecnica di stratificazione, è la velatura, che in pratica consiste nel fare la stessa cosa che sta facendo adesso Naomi, cioè creare strati di colore successivi, ma anziché utilizzare un colore a diluizione media, utilizzare un colore molto molto diluito. Diciamo che questa qui è la tecnica più avanzata che potete trovare all'inizio. Cosa ne pensi, Nico? Mi sembra decisamente buono. Adesso l'ultima cosa che facciamo sul davanti è, con l'ocra che hai lì, il beige, fare la profilatura. Utilizzando un colore molto chiaro e un pennello molto fine, bisogna creare proprio una linea giusto sullo spigolo per dare l'effetto di luce massima. Un consiglio che ti posso dare adesso, Nico. Stavo sentendo il consiglio. Nico. E usare il piatto. Ah, cazzo, Nico. Cosa vuol dire usare il piatto? Datemi un piatto. Il piatto di pennello. Nico, non cambia. Niente. C'è già fare un video con Simo. No, scherzi a parte, ma una volta che si sporca. Sì. Tipo, ho già fatto tutto, no? Sì. Era bellissimo. Mm. Io ho messo sta macchietta. E devi riprendere i colori prima e... Cioè, guardate, cioè devo rifare tutto da capo? No, tutto da capo, ma non è così noioso come l'ho detto nell'intonazione. Che bello riprendere tutto da capo. Potresti riprendere il colore di base, ridarlo giusto sulla parte del macchiato, poi esatto, sì. E la lavatura non gliela metto però in questo un caso. Marrone scuro potresti andare a rifinire, perché la lavatura non si rimette mai sul colore, rischi di macchiare, quindi conviene usare un colore simile ma diluito. Quindi la cosa che c'è da fare adesso con le profilature è, magari quando ci sono gli spigoli che sono molto marcati, utilizzare così il piatto del pennello. Anche proprio tenendolo perpendicolare rispetto allo spigolo. Così. Sì, vabbè, così è facilissimo. Nico, questa tecnica non mi viene molto bene, sai? C'è qualcosa che non va. Perché non mi viene? Allora, la profilatura è, diciamo, la più complessa da padroneggiare all'inizio, perché serve un po' di precisione e un buon pennello. Quindi è normale che prima era bellissima, all'inizio, adesso mi sembri un... All'inizio è normale che qualche errorino scappi dentro. Diciamo che se siete all'inizio e volete un buon risultato comunque per schierare i vostri modelli sul tavolo da gioco, pagate qualcuno che ve li colori. No, no, potete utilizzare la tecnica del pennello asciutto. Ah, questa qui per me verrà peggio della lavatura. Proviamo. Quindi come si fa il pennello asciutto? Presumo, intanto pulisco questo. Sì. Usiamo quello? Serve un pennello apposta, cioè non potete usare i normali pennelli da layering con la punta fine, perché li distruggerete in 3 secondi. Games Workshop, ma anche altre marche, fanno delle gamme apposta di pennelli con le setole in sintetico, più resistenti, di modo tale che possono essere più brutalizzati per questa tecnica.
Quindi, in questo caso, il colore non va diluito, va preso direttamente dalla boccetta. Unica situazione per la quale esatto, non va diluito. Quindi, prenderlo direttamente da dentro, sì. La cosa da fare ora è scaricare il pennello su un pezzo di Scottex, un tovagliolo di carta o qualunque altra superficie assorbente di colore. Qui ne deve restare proprio pochissimo, deve restarne un velo, quindi vai proprio veloce, cioè passa avanti e indietro velocemente finché non resta giusto un po' di polvere. Cioè questo. Fa vedere. Così, sì. Quello che c'è da fare adesso è sul retro, a questo punto, perché qui il retro è ancora base lavatura, e utilizzare il colore che abbiamo appunto quasi totalmente rimosso dal pennello, distribuendolo con delle pennellate molto veloci avanti e indietro. La cosa che ti consiglio è segui la direzione perpendicolare alla texture del modello, quindi anziché farlo lungo così, fallo lungo così. Cioè così? Sì. Con il pennello asciutto poi è sempre meglio stare leggeri, cioè piuttosto che fare una prima passata in cui l'effetto polveroso, perché comunque è un effetto collaterale del dry brush. Ma l'ho fatto domina. L'effetto o no? Perché a me non... Quello stavo dicendo. È utile magari farlo più volte, in più passate leggere, di modo tale da costruire gradualmente l'effetto. In realtà si è mezzo raggrumato questo qua, ma quello... anche prenderlo. È diluito quello, sì, Nico. Si è già asciugato. Nico, è diluito quello. Già asciugato. Beh, sembra ci sia comunque. Non devi sempre essere gentile. No, ogni tanto puoi dirla la verità. Puoi fare un'altra passata volendo. Prova. E io posso mischiare entrambe le tecniche, sì, eventualmente, sì. Quindi adesso potrei andare a dargli, rovinandolo, giusto? Volendo puoi provare a fare una profilatura anche lì. Sto scherzando, guarda. Sì, è venuto bene. Ah, sa che hai imparato la tecnica. Avete visto com'è facile? Allora, posso così, io lascerei l'inquadratura sulla parte dietro, perché quella davanti la eviterei. Guardate come viene bene, con un minimo di sforzo. Quindi, queste qui erano giusto le tecniche iniziali, quindi per iniziare a dipingere, appunto, per iniziare a mettere un po' di colori sulle vostre miniature. Ovviamente ci sono anche tante, non ti preoccupare, tante altre tecniche un po' più complesse che gradualmente andremo ad affrontare. Bene, è finita anche oggi questa bellissima puntata. Se l'avete trovata utile, comunicatecelo. Se pensate che manchi qualcosa, comunicateci anche quello. Via radio. E via radio, via piccione, un po' come desiderate. Più semplicemente con un commento qui sotto. Anche però i piccioni ci piacciono, quindi se volete mandarci anche un piccione non ci dispiace. E niente, è stato, come avete visto, molto facile e ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao amici. E ciao Micio. Ciao Micio. Guido. Ciao Guido, che stavo per chiamare Ugo. Perché? Però non io devo fare tanto. Ancora un video dopo. Non arriverò vivo stasera. Per le altre parti, attenzione ad aggiungere un pochino di acqua in più. Ma perché i modellini hanno sopra i peli? Cioè, non spiegate. Cosa? C'era un pelo. Vai. E la quarta cosa da tenere a mente, non me la ricordo più, ecco. Dopo il pelo non capisce più. È giallo, quindi vedere perché sei molto gaio, molto gaio come persona, quindi adoro il giallo. Ma è normale che sembra un cappuccino sto coso? Taglia però, puttana. Guarda l'odore di vecchio acrilico, è buonissimo. Prego. No, è che devo stare immobile perché sono a cade, quindi sono un po' tesa. Sì. Come sempre, cliccate sulla campanellina. Ah già, io mi dimentico sempre. Come sempre, amici. Cos'è? È un altro nostro nuovo Guido Galattico. Sì, Guido Galattico.